signore e signori. Un film che omaggia la favola di tante favole, il cinema, nella sua declinazione pura, quella del sogno e della magia. Il regista romano Gabriele Mainetti ha presentato la sua creatura cinematografica Freaks Out al Cinema Citrigno di Cosenza, un battesimo speciale per la Calabria, che ha offerto i boschi della sua Sila per alcune scene della seconda opera di Mainetti, dopo il grande successo di Lo chiamavano Gig Robot. E subito dopo la festa del cinema di Roma abbiamo buttato giù questa storia, poi dopo il film è andato nelle sale, ha avuto un grande successo, inaspettato di pubblico e di critica, e là inizi a farti troppe domande, e quindi abbiamo deciso di raccontare la prima cosa che ci era venuta in mente ancora prima di diventare importanti, e quindi l'abbiamo difesa con i denti e sentivamo che era quella più giusta perché era figlia dell'istinto più pura. Il lavoro accuratissimo sia per quanto riguarda le riprese che la post-produzione è sorretto da una colonna sonora composta dallo stesso regista con Michele Braga, creata e montata alla vecchia maniera, tenendo cara la lezione di Morricone, in una simbiosi tra sinfonia e narrazione filmica. Il tema portante è nato mentre cullavo mio figlio e lo fischiettavo, perché avevo questa progressione di note che mi era venuta in testa, l'ho dovuta subito risuonare con il fischio, e poi come si è addormentato l'ho rifischiettato nel telefonino e l'ho mandato un messaggio vocale a Michele Braga, e poi ce lo siamo rimbalzati sui computer finché poi dopo l'abbiamo... è il tema dei titoli di testa, il tema principale. E dopo Freaks Out, Mainetti racconta ai nostri microfoni che il suo futuro potrebbe vederlo sperimentare anche nel campo del cinema horror. Si dice appunto che sono il padre del film, ma sono la mamma del film, io non sono il papà. E quindi adesso che camminerà da solo sono sicura di che figlio vorrò avere, ecco, più o meno. Nel film tra gli attori anche Max Mazzotta, attore cosentino molto conosciuto e apprezzato sia a teatro che al cinema, nei panni di un personaggio ispirato al Gobbo del Quarticciolo. Dopo aver fatto tanti ruoli, diciamo, pseudocomici, ecco, questo è un personaggio, tra virgolette, cattivo. Però non è proprio un cattivo, un malvagio, è un cattivo umano, ecco. Quindi mi sono divertito molto a farlo, è usato anche, non dico, cioè, spesso anche il dialetto, perché non guasta, nel senso che sono poi personaggi appunto molto umani, per cui molto realistici, però nello stesso tempo anche molto folli, e quindi un po' anche, non dico sopra le righe, però un po' grotteschi, sì, ecco. Alessia Principe per la CNews 24.